so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. 22 settembre 1975, il giorno del primo telegiornale di TV Centro Marche. Il bianco e nero ci racconta una storia che inizia 40 anni fa, per iniziativa dell'imprenditore marchigiano Giannino Pieralisi. Le prime trasmissioni in bianco e nero sono datate 1974, ma è il 75 che segna la nascita ufficiale dell'emittente. Si chiama Teleiesi, dal nome della città che ospita i suoi studi. Un progetto avveniristico, quello della famiglia Pieralisi, nato dalla volontà di intraprendere nel territorio di appartenenza e che dà il via alla storia italiana dell'emittenza locale. Mediaset era ancora un sogno nella mente di Berlusconi. Le prime trasmissioni su Canale 5 si accenderanno 5 anni più tardi, nel 1980. In TV il monopolio era della Rai. Mike Bongiorno, entrato nelle case degli italiani con Rischiatutto, si preparava a condurre Ieri e Oggi e Scommettiamo. La domenica, per gli sportivi, l'appuntamento era davanti alla TV con Novantesimo Minuto, mentre chi voleva a sognare lo faceva con i divi intramontabili del cinema, Marcello Mastroianni, Sofia Loren, protagonisti sul grande schermo. Immagini di un passato in cui nasceva la piccola emittente cittadina, destinata a diventare la prima TV delle Marche, punto di riferimento per tutto il territorio, di cui la scelta del picchio, simbolo della regione come marchio, e il cambio di denominazione, da Teleiesi a Televisione Centro Marche fino a TV Centro Marche. Trasmette telenovele, sport, cartoni animati e programmi, ma fin da subito sceglie di puntare sull'informazione. Dal primo TG, targato 1975, cambia il linguaggio delle notizie. TV Centro Marche le racconta in modo semplice e familiare e per farlo va tra la gente, la porta ai microfoni e diventa la TV dei marchigiani per i marchigiani. Oggi TV Centro Marche è un'impresa a fianco delle altre imprese del territorio e il suo ruolo economico da sempre va di pari passo con quello pubblico e di servizio, specie nelle emergenze, sempre in prima fila, accanto ai soccorritori e forze dell'ordine. Quando la frana nel 1982 travolse interi quartieri di Ancona, noi eravamo lì. C'eravamo quando il terremoto devastò l'entroterra marchigiano e ancora accanto agli alluvionati di Osimo nel 2006 e a quelli del Senigalliese nel maggio 2014. Crescita costante di ascolti, apprezzamento, radicamento nel tessuto sociale ed economico della regione hanno portato l'emittente iesina ad affermarsi a livello nazionale. Una realtà che non è sfuggita ai media nazionali. Nel 2011 TV Centro Marche è protagonista sul Venerdì di Repubblica, scelta tra le attività che spiccano nel panorama economico italiano. Dal bianco e nero al colore, capitolo più recente della storia, TV Centro Marche affronta la sfida del digitale. Un cammino non semplice, a volte in salita, ma ancora tutto da percorrere. Forti di una storia lunga 40 anni, si guarda al futuro, perché la sfida ora è scriverlo insieme per continuare a raccontare i fatti, la gente, la forza di tutto un territorio.